piacerebbe insegnare ai ragazzini l'arte delle maschere? Certo che mi piace. Ogni tanto lo faccio vedere anche nelle scuole, vado nelle scuole a far vedere, o negli asili anche, oppure vengono da me, ci sono dei bambini, dei ragazzini che sono venuti da me, hanno provato, dopo non, alcuni sono andati avanti, alcuni no, però hanno provato ed è molto bello insegnare. Che cosa sarebbe Schignano senza Carnevale e Sentiero delle Espressioni? Sarebbe un paese come ne abbiamo tanti qua al Val di Tevere, con poche tradizioni, quindi grazie a Dio abbiamo queste belle tradizioni, sia per i giovani che anche per i più anziani, ed è una bellissima cosa, prima roba, è una storia, perché il carnevale vuol dire, il carnevale schiniano deriva dall'immigrazione, lo sapevate? Sì. No, No. Io sì. vedi? Perché cosa vuol dire il bello? Perché il bello e il brutto? C'è un motivo. Sì, perché il bel è quello che aveva i soldi e così. Bravo, ma E perché? Perché è ha emigrato. trovato la fortuna. Bravo. E poi E ha invece il trovato la fortuna. brut Il brutto perché è. è partito straccione e è tornato peggio. Perché non è riuscito a far fortuna all'estero, capito? Cosa hai provato quando hai creato la tua prima maschera? Ho provato una bella sensazione perché io ero piccolino che volevo farmi la maschera per me. Allora sono andato dal mio, diciamo, mio maestro. A Schignano, che avevo 9 anni, e da lì mi aveva dato un pezzo di legno. Ho provato, l'ho fatta come è venuta fuori, ma un po' così, però è stata una bella soddisfazione, perché sai, a 9 anni creare la prima maschera non è semplice, soprattutto con dei ferri, non proprio degli scalpelli. Perché hai voluto fare il mascheraio? E perché io già da piccolo mi piaceva disegnare, mi piaceva l'arte. Le maschere è un'arte, è una scultura. Cioè, doppia scultura, perché devi farla sia all'esterno e poi scavarla all'interno. Quindi è doppia scultura. E mi è sempre piaciuto il mio lavoro, e adesso lo faccio come lavoro. Le maschere che hai creato, a chi sono ispirate? Beh, le maschere noi ci ispiriamo sempre a quelle vecchie che abbiamo in paese, perché il carnevale di Schignano deve mantenere una certa linea, sia il bello che il brutto. Se dopo esci da quella linea, non sono più maschere del carnevale di Schignano. Sono maschere da appendere, di bellezza, ma non sono più maschere del carnevale schignano. Il carnevale schignano ha una linea da seguire, bisogna seguire quella. E anche nel legno, usare il noce, soprattutto. Ho notato che le tue maschere da brut hanno il naso lungo, come mai? Certo, perché fa vedere, perché dà l'espressività della maschera, del viso. Più sono come questa, vedete lì. Più ha il naso lungo, più diventa, come posso dirvi, cioè, diventa diversa anche dal bello. Cioè, il bello è più lineare, più pulito, il brutto la bocca storta, il naso lungo, e allora diventano anche più espressive, capito? Diciamo più brutte, ma più espressive. Quanti anni risale la prima maschera del carnevale? E da quello che dicono chi ha studiato il carnevale schiniano, dicono che poi dai 350 ai 400 anni. Qual è il principale legno che si usa per fare le maschere? Allora, si usa principalmente il noce, dopo ci sono tanti che usano il tiglio, l'esempio, una delle più vecchie maschere che hanno fatto, diciamo, 400 anni fa, l'hanno fatta con l'acero, perché magari non è riuscito a trovare il noce, sai. Comunque di solito si usa il noce.